Rieccoci, allora, siamo pronti per l'approfondimento del pomeriggio con Advisory Update. Lo vedete anche dal titolo, la scommessa della grande finanza nella capitale. Cosa succede? Succede che sul Messaggero di ieri abbiamo dato, c'è una, questa notizia, questo fondo di a firma Paolo Balduzzi su sostanzialmente la decisione di Euronext di accentrare presso la Cassa di Compensazione e Garanzia di Roma tutte le attività di clearing delle borse collegate, ce ne sono 7, tra cui Milano, Parigi, Amsterdam, insomma una notizia di cui forse si è parlato poco, ma che in qualche modo consolida e rafforza l'immagine, insomma, dell'Italia e della capitale come punto di riferimento finanziario in Europa. Noi abbiamo l'autore dell'editoriale del Messaggero qui in studio, Paolo Balduzzi, che ringrazio per la disponibilità e per averci raggiunto qui in studio. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao, grazie per avermi invitato. Allora, editorialista del Messaggero, ma anche, insomma, voce.info tra i punti di riferimento per seguire l'attività di Paolo. Ripartiamo proprio da qui, da questo editoriale che è uscito ieri sul Messaggero. Dicevamo, insomma, Roma e l'Italia, uno dei principali punti di riferimento finanziario in Europa con questa decisione. Viene da fare una battuta, anzi, che fai tu proprio nell'attacco dell'editoriale, quindi la lascio a te, se no ti brucio insomma la dialettica. Vabbè, sai che insomma è quasi una medaglia d'oro, no? Per ricordare i trionfi estivi, speriamo anche autunnali e invernali, che non siano finiti insomma per quest'anno. Questo è un piccolo trionfo, diciamo, per Roma, una notizia di cui forse qualcosa ci dice anche questo. Magari se ne è parlato di meno a Milano, ma se ne è parlato tanto a Roma, no? Perché c'è, insomma, se uno pensa alla finanza in Italia, pensa alla borsa, pensa a Milano. Di Milano, esatto, certo. E invece Roma acquista, come dire, questa vocazione che del resto non è mai proprio stata sua, no? Uno non ha mai pensato a Roma come un posto dove si facessero affari di finanza. Quindi a Roma invece questa notizia ha avuto un certo clamore. Era un po' nell'aria, nel senso che Euronext esternalizzava questo servizio a una società sede a Parigi ma controllata dalla London Stock Exchange, e quando ha acquisito Borsa Italiana, Cassa Depositi e Prestiti, peraltro operazione supervisionata dall'attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri, allora ministro dell'economia, è entrata nell'operazione anche l'acquisizione della Camera di Compensazione Garanzia Italiana. Quindi di fatto si pensava già che Euronext volesse internalizzare questo servizio, però appunto già oggi dalla CCEG, come si chiama con la sigla, passano circa 400.000 operazioni al giorno solo per la borsa italiana. Quindi con l'estensione alle altre 6 borse europee, insomma il giro d'affari e di persone anche dovrebbe appunto esplodere. Peraltro, insomma, sottolinea anche il fatto che ci troviamo al centro della finanza, insomma, europea, quando 10 anni fa, anche qualcosa di più, eravamo invece lo zimbello della finanza europea, lo spread che arrivava a 600 punti e con insomma anche l'invito dell'Unione Europea a mostrare o quantomeno a mettere nero su bianco le riforme, c'era Berlusconi, pena commissariamento che poi è arrivato, insomma la crisi del debito ci vedeva protagonisti, e quindi anche da questo punto di vista evidentemente, oddio, 12 anni, 13 anni non sono pochi, però effettivamente le cose sono cambiate. Le cose sembrano essere cambiate perché, diciamo, il momento peggiore negli ultimi 20 anni l'abbiamo toccato appunto esattamente 10 anni fa, no? Proprio in questi giorni, 10 anni fa, perché era la fine di novembre, mi pare inizio dicembre, quando Berlusconi di fatto è stato costretto a dimettersi dal Presidente della Repubblica. Ma pochi anni fa, primo governo Conte, io mi ricordo sempre in questo periodo la Commissione Europea e il balletto sulle cifre, sì, no, il deficit al 2,4%, no, poi approvato al 2,04%,
la minaccia di procedura per deficit eccessivo, poi nel gennaio dell'anno successivo che andò a, a cadere, ma di fatto insomma eravamo osservati speciali, sì, sì. Osservati speciali un po' meno magari dalla finanza internazionale, ma ancora dai, dalle cancellerie europee. Nell'editoriale faccio riferimento a quello che dicono un po' tutto adesso, insomma, la reputazione italiana probabilmente beneficia di questo effetto Draghi, no? Perché ci potremmo chiedere se oggi il Presidente del Consiglio fosse qualcun altro, se, lasciamo perdere i trionfi sportivi, tutto quello è l'effetto Draghi, però come dire, una certa riverenza politica, anche operazioni di questo tipo, boh, forse non ci sarebbero state, non lo so, insomma, è una figura che è importante. E che peraltro apre un sacco di scenari politici, perché insomma il futuro di Draghi e dell'Italia sono strettamente collegati. Sono strettamente collegati, peraltro apro una piccola parentesi sui successi sportivi del 2021. Credo che l'ultimo di un certo peso sia stata la vittoria che a me fa sorridere, poi ovviamente complimenti ai ragazzi, ma l'Italia del football americano, sì, ha vinto l'europeo, cioè del football americano ci sono giustamente anche gli europei e l'abbiamo vinta noi, quindi insomma, per carità, bravi i ragazzi. Ho anche un amico che allena la squadra che ha vinto lo scudetto di football americano, Matteo Piccoli, che saluto a mia volta, saluto anche lui, però mi vorrei ricollegare anche al tema che hai messo sul tavolo e che proviamo un po' a cavalcare, cioè godiamo e beneficiamo dell'effetto Draghi, e di cui adesso si sta parlando tanto per quanto riguarda questa successione a Mattarella. Mattarella non ne vuole sapere di bissare insomma il mandato. Noi eravamo evidentemente abituati fin troppo bene, vedi Napolitano per citare diciamo il suo chi lo ha preceduto, però insomma adesso ci si domanda tutti: bene, allora se non vuole rinnovare il suo mandato, che succede? Ci va Draghi, ma forse Draghi non ha interesse a concludere un mandato, e allora insomma questa ampia coalizione che come reagirà a questo aspetto, insomma, che vede Draghi al comando almeno fino al 2023, forse chi sta a destra non benissimo, perché c'è chi spinge insomma in qualche modo ad andare alle elezioni il prima possibile, questo per monetizzare il consenso attuale che al momento è schierato dal centrodestra, anche se ho visto, ne abbiamo parlato peraltro ieri, il PD secondo alcuni sondaggi avrebbe quantomeno affiancato Fratelli d'Italia, e forse, non so tu cosa ne pensi, ma non è che abbia fatto chissà che cosa il PD per accrescere i propri numeri. Forse è il centrodestra che sta, al di là delle amministrative, diciamo, si sta muovendo non secondo le aspettative dei suoi elettori, perché lo vediamo forse un po' più debole. Allora, il PD probabilmente sta recuperando quello che qualche anno fa aveva perso a favore del Movimento 5 Stelle, cioè i governi di coalizione 5 Stelle Partito Democratico potevano avere due effetti: uno, che i 5 Stelle si mangiassero il Partito Democratico, oppure il contrario. Mi sembra che, con tutto rispetto naturalmente per l'elettorato, per il Movimento 5 Stelle che ha ancora un certo peso nel paese, ma che stia andando nella direzione in cui il PD si riprende di fatto quel consenso che aveva ceduto alle elezioni precedenti al Movimento 5 Stelle. Come se fossero in vendita i voti del Movimento 5 Stelle in questo momento? Beh, in vendita no, però gli elettori, sai, sono sempre molto fluidi, soprattutto il Movimento 5 Stelle, che è un partito relativamente nuovo, quindi i voti non, certo, si inventano, no? Da qualche parte arrivano, da qualche parte finiscono. Probabilmente gli zoccoli duri dei partiti sono molto più piccoli rispetto ai voti che poi i partiti prendono, perché c'è una buona fetta di elettorato che è molto mobile. Non saprei francamente delle elezioni l'anno prossimo che esito potrebbero avere. Sentivo, penso fosse sempre sul Messaggero questo articolo, io l'ho sentito letto in una rassegna stampa da Virman Cusenza, ex direttore del Messaggero, sì. Questo articolo che ci ricorda che ci sono un sacco di parlamentari al primo mandato,
tantissimi anche tra i parlamentari, forse soprattutto tra i parlamentari di Fratelli d'Italia, della Lega, Movimento 5 Stelle, ma tanti anche del Partito Democratico, e loro otterrebbero il diritto alla pensione solo da settembre 2022. E quindi la tesi di questo articolo era che non ci dovremmo aspettare elezioni prima del settembre 2022, perché Perché se questi... no perdono, insomma, Esatto, no? Tra l'altro il... sono, beh, evidentemente hanno degli stipendi molto, molto elevati, pagano dei contributi, immagino normali, su questi stipendi, si parla di 50.000 euro a testa di contributi versati che andrebbero persi. Quindi immagino, insomma, che Ci uno si faccia sia... due conti, si faccia due conti. Peraltro il prossimo Parlamento è un Parlamento a dieta, ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma ci sarà C'è la 400, scorbiciata che 400 diventa... deputati, 200 senatori, quindi insomma anche ci sarà una certa... Molti di quelli che sono adesso in Parlamento sicuramente non siederanno in Parlamento anche se il loro partito vincerà. Quindi io non vedo per tante ragioni le elezioni probabili l'anno prossimo. Su Draghi bisognerebbe chiedersi, lo facciamo da esterni, qual è l'interesse del paese, cioè se questo paese ha interesse a tenersi Draghi per 7 anni di sicuro, ma in una posizione in cui certo hai un'influenza politica, ma non controlli l'attività del governo e del Parlamento, oppure una scadenza molto più ravvicinata, perché la legislatura arriva fino al 2023, dopo non si può andare avanti, quindi al massimo il governo Draghi può durare fino al 2023 e poi ci saranno le Certo. elezioni e mi sembra molto difficile che verrà riproposto un altro governo Draghi. Quindi in una posizione politica molto più attiva, molto più influente, ma con un orizzonte temporale decisamente molto, molto limitato. Questo è gli economisti lo chiamano trade-off. Cioè un punto di scelta su cui la politica deve ragionare. Poi, mi auguro che ragioni in questi termini, cioè che cosa può essere più utile al paese e non che cosa può essere più utile al mio singolo partito, perché invece spesso le Spesso funziona operazioni, così, esatto, funzionano assolutamente. così. Peraltro, a proposito di Mario Draghi, oggi a Parigi incontra il presidente Macron, al via la conferenza sulla Libia. Obiettivo della conferenza è rendere il processo elettorale in Libia incontestabile e irreversibile. Situazione complessa quella in Libia. Qualche volta vi abbiamo anche offerto una fotografia della situazione che c'è in quella particolare zona del Nord Africa con gli amici di formiche.net. Beh, insomma, questa mattina Draghi, insomma, prima della conferenza internazionale, ha incontrato anche il presidente del Consiglio dei Ministri del Governo di Unità Nazionale Libico, Abdel Hamid Dabaiba, presso l'ambasciata d'Italia a Parigi, e poi alle 13 ha incontrato Draghi a Palazzo dell'Eliseo, appunto, Emmanuel Macron. Mentre Mattarella, dato che abbiamo parlato anche di lui, oggi a Torino ha, insomma, questo è un suo virgolettato, un impossibile possibile se c'è fiducia, e ha inaugurato il Palasserming, Palasport del Servizio Missionario Giovanile. Questo è per darvi un po' di notizie del giorno. Può essere che, tornando a noi, chi vede male, diciamo così, la decisione, l'eventuale decisione, veniamo in studio, che insomma intanto non c'è più nulla da mostrare online, almeno per il momento. Dicevo, il timore potrebbe essere del Partito Democratico, paradossalmente, nel senso che è ovvio che al di là delle scelte che sono da fare per il paese, al PD fa comodo che Draghi rimanga al suo posto fino al 2023, perché è il partito che più degli altri ha spinto in qualche modo per arrivare a Draghi. D'altra parte, se dovesse appunto saltare Mattarella e Draghi rimanesse al posto suo, potrebbe essere che il nome più papabile per il Quirinale potrebbe essere un nome caro, diciamo così, al centrodestra. Io non voglio dire Silvio Berlusconi, perché poi sappiamo che c'è interesse da parte del cavaliere o dell'ex cavaliere di occupare quel posto, però forse c'è anche quest'altra dinamica, premesso che la dinamica che dicevi tu, Paolo, cioè speriamo che ogni scelta vada per il bene del paese, non per il bene dei partiti, sia tale. Però magari un timore in questo senso potrebbe esserci?
Ma il centro-sinistra è abituato a decidere presidenti della Repubblica di fatto, perché Mattarella arrivò da Renzi, ad esempio. esatto, è prima Napolitano, eccetera, eccetera. Quindi c'è una certa abitudine probabilmente al pensare che quella scelta lì passi dai voti del centro-sinistra. E giusto per citare Renzi, che è appena citato anche tu, diciamo che all'interno della maggioranza si fa vedere che il PD non deve dare per scontato questa scelta, perché su alcuni temi, il DDL Zan su tutti, ma poi ci sono stati altri ordini del giorno, i Fratelli d'Italia passati col voto di Italia Viva. Cioè, si fa vedere che in Parlamento non è così scontato che ci sia una maggioranza che il PD può controllare. Io credo molto poco all'operazione Silvio Berlusconi al Quirinale per tanti motivi, ma quello principale è l'età del personaggio. So, avrei preferenze naturalmente sul Presidente della Repubblica. Si parla di Amato, Sì, no, si parla anche di Cartabia. Scusate, esatto. perché a volte si vede la mia mano che ti copre il volto, entro nell'inquadratura di Sì, Paolo, chiedo scusa a casa. Dicevamo appunto qualche nome si fa, no? Si fa il nome di Amato, si fa il nome di Cartabia, che è appunto il ministro della giustizia, si fa anche il nome di Fedez, ma lui per fortuna. lui ha registrato il dominio Fedez 2023, quindi sappiamo che se pensa delle elezioni, pensa alle elezioni politiche e non al E non al Quirinale. Sarebbe stato Quirinale. Fedez 2022 in quel caso. Però Può poi essere. non può neanche farlo davvero, al di là della battuta, perché non ha Esatto. 50 anni e quindi non può essere nominato presidente della Repubblica. Marta Cartabia è il mio caso. Se io contassi qualcosa, sarebbe il mio candidato alla presidenza della Repubblica. Giuliano Amato, diciamo, sarebbe l'ultima figurina che gli manca, perché le ha fatte tutte, altrimenti, no? Presidente del Consiglio, giudice della Corte Costituzionale, presidente, non so se l'ha già fatto, ma tanto va a anzianità, quindi lo farà presidente della Corte Costituzionale, ministro più volte, eccetera, eccetera, mancherebbe la presidenza della Repubblica. Non credo che si andrà. Anche penso la stagione di Giuliano Amato, credo, politica perlomeno, non tecnica, politica, credo che sia finita. Ma poi, insomma, la prossima primavera ci stupiranno con un'altra. Qualcuno cita anche Casini, cioè qualcuno Casini, nell'elenco c'è anche a per me Ferdinando penso Casini. che Casini sia una delle candidature forti che saranno spese l'anno prossimo, che potrebbe mettere d'accordo Sia a destra sia a tante, tante sinistra. persone, sì, tante persone in Parlamento. Mica per niente, Casini è stato leader dell'UDC per diversi anni, UDC alleato di Forza Italia, del PDL, quando era PDL, comunque di Berlusconi, ma Casini ha anche un passato, quello più recente, al Partito Democratico. Esatto, sì, Quindi, diciamo che insomma, quello meno conosciuto, meno questo conosciuto, recente cioè, passato, ma lo perché stesso Follini, che era stato vice esatto. premier con Berlusconi, con UDC, e anche lui era finito nel Sì, 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 PD, sì. a fine carriera. Casini è la Florida Eh beh sì, insomma, un po' dei come giacchetti, Meazza, che esatto. nessuno sa che ha giocato anche nel Milan, anche se insomma, i suoi numeri migliori Sono li ha fatti legati. all'Inter. Casini è stato anche presidente della Camera, quindi ha dalla sua una carica istituzionale forte, forte. Io penso per questo paese anche no, ha grandissime capacità questa persona, ma anche, fosse solo simbolicamente, è il momento di avere una carica apicale che sia donna. È chiaro che Questo siamo qua a va. dirlo solo perché è donna, cioè, è chiaro, alla fine e la contabilità la devi fare su certe cose qua, però sa, Marta Cartabia non la conoscevo, ho cominciato a conoscerla da quando è diventata giudice della Corte Costituzionale e credo sia un'ottima persona, dal punto di vista istituzionale naturalmente, poi personalmente non la conosco. Leggevo comunque che effettivamente, no, anzi, scusami, prima di dirvi quello che stavo leggendo, ritorno alla questione dei ruoli al femminile. Marta Cartabia, Presidente della Repubblica, e che segue più o meno un vento che va in quella direzione, ma al di là di Ursula von der Leyen, al di là della Georgieva, che è la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, l'erede di.
di Christine Lagarde, che è la BCE, ma adesso si parla anche di un capo della Fed al femminile, no? quella Brainard, che potrebbe prendere il posto di Powell. Io non so se tu segui da vicino anche le dinamiche Fed. Non molto, devo dire. Però, insomma, si parla anche si parla anche in maniera piuttosto forte ultimamente, proprio in questi ultimi giorni, di questa candidatura molto ben sostenuta da Bernstein e in generale dai democratici. Non mancano le figure femminili forti anche a livello economico, la Yellen, no, nel panorama americano, quindi non è una novità. Da noi sarebbe una novità, una figura di questo anche tipo. Perché poi in Europa viene meno la Merkel dal punto di vista politico, quindi probabilmente bisogna anche riequilibrare un po' la situazione. No, dicevo che, insomma, in un approfondimento del Corriere della Sera c'è chi appunto dice, rappresentando il Partito Democratico, siamo nei guai. Lo stop di Mattarella sul bis che manda in tilt i partiti. Si parla di Parlamento balcanizzato, afferma Francesco Verderami. Nessuno può imporre un candidato, da qui la speranza nel capo dello Stato, Berlusconi. Poi ci si domanda se scenderà davvero in campo di nuovo. Tra i membri della segreteria Dem si ipotizza che il Cavaliere al dunque passerà la mano e punterà su Amato, quindi, insomma, conferma quello che dicevi tu, probabilmente non potrebbe non essere così concreta l'ipotesi Berlusconi, un po' di più quella di Amato, che peraltro io non so tu, ma forse se si fa la domanda per cosa ti ricordi Giuliano Amato, forse ti ricordi insomma per 1992, per il famoso prelievo forzoso, esatto. No, la patrimoniale, di cui che, insomma, è una delle parole più digitate su Google e di cui gli italiani hanno maggior timore, sostanzialmente. Quindi poi è vero che al Quirinale gli italiani non decidono, ma come non decidono neanche per mandare il candidato premier a Palazzo Chigi. Però chissà che qualcuno non alza, cioè ultimamente si protesta un po' contro qualunque cosa, magari si va a protestare pure contro Amato, non lo so. Non lo so. Diciamo, anche Amato un po' se ne è tirato fuori, no? Ha fatto questa dichiarazione che mi ha dato un po' fastidio. Amato dormirà lo stesso dopo che io dirò questa cosa, quindi lo dico liberamente. Ha detto anche lui dovrebbe essere una donna il prossimo presidente della Repubblica, però cioè, è un po' facile dirlo quando sei a fine carriera. Cioè, uno come Amato, che ha occupato tutte le posizioni occupabili, avrebbe dovuto fare un passo indietro quando era esatto, no? Adesso dire, quindi è stato un bel gesto, diciamo, visto che qualcun altro lo ha tirato in ballo come nome, ma un po' tardivo, ecco, per l'influenza che poteva avere. Dietro ci sarebbe l'idea di Berlusconi di diventare comunque senatore a vita, insomma, viene appunto segnalato, ma questa cosa, Berlusconi senatore a vita e Amato presidente della Repubblica, provocherebbe, insomma, voci, rumors dal transatlantico, l'esplosione dei grillini e del centrodestra, che evidentemente, insomma, su questa cosa non vanno poi così d'accordo, e perciò, insomma, un'altra parte del PD teorizza che Berlusconi andrà fino in fondo. Se c'è l'esplosione dei grillini nel centrodestra, che poi in questo caso si parla di Forza Italia, perché poi i grillini con la Lega non ci parlano più, con Fratelli d'Italia non ci hanno mai parlato, e da qui magari si può anche ipotizzare un traballamento da parte dell'esecutivo attuale, ma forse stiamo parlando veramente di situazioni molto, molto al limite, insomma, che è difficile che accadano e che più o meno serve forse solamente a riempire i giornali e così, insomma, mantenere alta l'attenzione sulla politica, un po' come l'uscita di Fedez. Esatto, di cui si parla. Per fortuna non se ne parla già più, diciamo, perché dici che si è già scemato, insomma, l'effetto Fedez. Sì, direi di sì, Sì, io non gli avrei dato neanche, come dire, tutto lo spazio, che poi ovviamente quando faccio queste previsioni solitamente vengo smentito clamorosamente, ma mi sembra proprio un'operazione semplicemente commerciale, e magari anche di difesa. Io anche penso, perché magari di difesa, perché sai, la gente registra i domini e poi li vende, no?
E quindi uno avrebbe potuto registrare il dominio Fedez collegato alle elezioni e metterlo in vendita allo stesso Fedez. E lui si è portato avanti, ha cominciato a registrarsi un dominio. Poi non se ne farà niente, ma almeno Magari ci fa ce un suo diciamo, manifesto politico dicendo insomma queste sono le cose che secondo me andrebbero fatte, andrebbero realizzate. Lui comunque si è esposto con il DDL Zan, si è esposto durante l'emergenza Covid donando anche una certa quantità di denaro importante a ospedali o per la realizzazione di terapie intensive. Si è espresso anche sulle dinamiche Rai, comunque sappiamo anche Diciamo, è come rimasto coinvolto, è rimasto anche diciamo. coinvolto in prima persona, esatto. Quindi, insomma, chissà, può essere davvero tutto, poi lui non si espone e io aggiungerei questa cosa. Sia lui che Chiara Ferragni sono molto molto attenti su che cosa far emergere a livello comunicativo della loro professione, della loro vita. Tutto quello che esce, finisce sui giornali o sulla TV è molto molto controllato dai Ferragnez. Se dovesse esserci questa ipotetica lontana discesa in campo, in politica, questa cosa non potrebbero più controllarla inevitabilmente e quindi forse perderebbero anche quella popolarità, insomma, che hanno adesso, anche se dico anche in questo caso la mia, non so neanche quanto, insomma, anche in caso di fallimento politico non credo ne risenterebbero più di tanto a livello di popolarità, insomma. Hanno comunque gli strumenti, le risorse per rimettersi in gioco, No, insomma, cioè, ma non lo so, penso che non continuo a non credere in questa operazione politica. Poi se invece ci sarà, va bene, insomma, io sono di quelli che insomma, più siamo in offerta politica democrazia. c'è e meglio è, uno può Come scegliere. Fassino, no? Che disse a Grillo: vediamo se te lo. Se vuoi farti il partito, Sì, povero fattelo Fassino, e poi la vediamo. pagherà tutta la vita. Credo che sia successo altre volte. Però poi non si capisce più, no? Se sono solo meme, no? Come si dice adesso, citazioni create ad hoc dalla rete su Fassino o se le ha dette davvero Beh, ne hanno tutte fatte quelle tanti di meme cose con con Fassino, però in Fassino. questo caso può No, valere quello. lo stesso invito. Se vuoi farsi un partito, fai che lo faccia e poi vediamo come va. Siamo in No, esatto, ma democrazia, infatti. libero di farlo. Senti, siamo quasi verso la chiusura. L'altra notizia forte, diciamo, della settimana è che, l'abbiamo messo anche nel titolo, c'è il Covid che torna a fare paura. In particolare la Germania, si dice, viene fuori che, insomma, c'è un forte aumento dei contagi e delle terapie intensive, e quindi anche qui in Italia si torna a parlare di zona gialla per alcune regioni, ad esempio il Friuli, che però ha la Slovenia accanto, dove sta un po' succedendo di tutto. Insomma, che idea ti sei fatto e cosa pensi anche di questa cosa particolare, cioè che in Germania la situazione è peggiore di quella dell'Italia? Beh, l'Italia è stata molto criticata in Italia per il tipo di misure restrittive che ha introdotto il Green Pass In su primis, tutto in certo. primis. Ora, ma non solo adesso, insomma, ci sono stati anche altri. Il momento iniziale in cui l'Italia ha subito maggiormente la crisi del coronavirus, nel corso del tempo mi sembra il paese che alti e bassi, ma si è organizzato un po' meglio. E anche su questo mi sembra che finora sia riuscita a gestire un po' meglio di altri paesi la situazione. Certo, questa qui è una malattia di cui insomma, diciamocela, non si sa molto, no? Sì, per fortuna ci sono i vaccini, ma insomma, sugli effetti di questo Covid, come si trasmette, effetti di lungo periodo, eccetera, eccetera, si sa ancora molto, molto poco. Io non lo so, io ho il timore sociale, prima ancora che economico a questo punto, che si arrivi ad altre chiusure, perché cioè, qui abbiamo una minoranza molto rumorosa di persone che sono contrarie al Green Pass, contrarie ai vaccini. Una maggioranza finora molto silenziosa che ha seguito le autorità che hanno consigliato di fare i vaccini perché non sono obbligatori. Nel momento in cui a volte, anche facendolo controvoglia. Perché non è che la vaccinazione non è una cosa, no, che tutti fanno volentieri, poi altri sì, ma non tutti lo fanno volentieri. Arrivare a delle limitazioni anche per chi,
ha deciso, nonostante tutto, no, di seguire sempre l'autorità, di fare quello che si diceva, e poi alla fine siamo ancora chiusi perché qualcuno non si è vaccinato, perché qualcuno è stato contrario al Covid, dal punto di vista della tensione sociale lo vedo molto, molto pericoloso. Quindi, insomma, prima di arrivare alla zona rossa o alla zona arancione, diciamo la zona gialla, dipende da che tipo di limitazione è, no? Il colore è una cosa, il contenuto del colore, certo, è quella la cosa importante. Infatti, come si diceva, lockdown, l'Austria decide il lockdown per i non vaccinati. In realtà è un lockdown che gli impedisce loro di andare al cinema, al ristorante, ma possono uscire, possono comunque spostarsi da un luogo all'altro, ma semplicemente non possono usufruire di quelle libertà che abbiamo adesso con il Green Pass. Quindi, chiusa parentesi. Per concludere quel ragionamento, forse è il caso di pensare a questo punto all'obbligo vaccinale prima che sia troppo tardi. Il troppo tardi per me è la limitazione per tutti. La limitazione per tutti, io temo che voglia dire che le persone poi non ce la fanno più, cominciano, non ce la fanno proprio più, sì, no, perché a questo punto, cioè, se hai fatto due dosi di vaccino, qualcuno anche tre, mi chiude ancora in casa, io do fuori di testa e me la prendo con l'autorità che mi costringe a fare questo, me la prendo anche con chi va a protestare, e quindi piuttosto che arrivare a quella situazione proviamo la strada dell'obbligo vaccinale. Il resto, cioè, per chi ha meno di 16 anni o 14, non lo so, l'obbligo vaccinale, cioè, per i bambini c'è l'obbligo vaccinale. Certo. I bambini nei primi mesi di vita, nel primo anno, fanno un sacco di una vaccinazioni. Esatto. Le prime due che fanno sono, prima erano 6, adesso sono 4, tutte assieme, e ne fanno 3 dosi, cioè 3 richiami, sì, nel giro del primo anno di vita. Quindi si possono fare, si possono fare le vaccinazioni, anche più vaccinazioni nel corso dell'anno. Magari inocularsi delle sostanze a molti non piace, però insomma adesso ricordiamoci che i vaccini hanno risolto il problema della mortalità infantile in tutto il mondo. Maniera. E c'è un pezzo di mondo che vorrebbe avere i vaccini che noi ci rifiutiamo, quindi insomma, l'obbligo vaccinale mi sembra, come dire, la prossima mossa prima di arrivare a quella chiusura che io mi auguro non ci sia. Che nessuno vuole. Peraltro, prima di salutarci e di chiudere, notizia appena arrivata, in corso alla conferenza stampa del Ministero della Salute, Brusaferro, virus aumenta tra gli under 12, vaccino meno efficace dopo 6 mesi, che è quello di cui un po', insomma, si parla in questi giorni, da cui la terza dose che arriva, io l'ho fatta ad esempio a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, insomma ci siamo sostanzialmente. Covid, regione per regione, Friuli come detto rischia la zona gialla prima di Natale, ma perché è molto vicino alla Slovenia, dove c'è un tasso di vaccinazione molto molto basso, e quindi è uno dei paesi dell'est Europa più in crisi, assieme alla Romania, assieme al Bulgaria, per citarne altre due. Lombardia, 15 giorni per capire l'ondata, preoccupano anche Calabria e Marche. È comunque confortante, diciamo così, che l'Italia si sia dimostrata più tedesca dei tedeschi per quanto riguarda i vaccini, cioè siamo stati molto più bravi noi dei tedeschi, che anche perché è dato ufficiale, un terzo degli abitanti in Germania non si sono vaccinati, ed è una gran bella fetta, insomma, di popolazione per quanto riguarda i nostri vicini di casa. Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero, lavoce.info, grazie per essere stato qui con noi e per questo approfondimento. Alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.